Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo qui è finalmente il video presentazione del mio primo lancio, il mio primo prodotto in collaborazione con Cosmify. Non sapevo bene come iniziare questo video, cosa dire, cosa non dire. Spero di ricordarmi tutto quello che devo dire soprattutto, altrimenti già ve lo dico, troverete magari scritto qualcosa nell'info box oppure in sovraimpressione, voiceover, eccetera eccetera. Sono super emozionata. Non mi sembra ancora vero. Ho avuto poco tempo per processare il tutto. Finalmente sono usciti i miei primi prodotti. Ci sto lavorando da parecchio tempo, da ancora prima che voi sapeste che ero una nuova icon. Ho avuto modo di fare diverse prove nel corso del tempo, infatti penso che ormai in produzione non mi sopportino più perché sono una un po' perfettina e vi faccio vedere soltanto una parte dei campioni, cioè sono tantissimi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a produrre un prodotto che io desideravo fare da tanto tempo e sono dei gloss. Qual è il miglior periodo per far uscire un prodotto del genere che non appunto d'estate piena? Quindi spero possiate apprezzare. Ho deciso di creare delle colorazioni un po' particolari, diverse tra di loro. Hanno anche diversi finish, quindi adesso poi quando ve ne faccio vedere uno per uno ve ne parlo bene. E sostanzialmente dal design ai nomi dei vari prodotti alle colorazioni sono tutte ispirate da qualche tema e sappiate che per ogni mio prodotto con Cosmify questa cosa si andrà a ripetere, quindi ho deciso appunto di scegliere un tema per ogni prodotto, che sia un cartone, una serie tv, dei nomi, dei luoghi, e da lì poi adattare tutto quanto. Quindi io sono sicura che questa idea vi piacerà e troverete che rispecchi molto di quello che sono, di quello che faccio. E questa prima uscita è appunto ispirata, come avete capito dal titolo, alla Sirenetta, che è il mio cartone Disney preferito, quindi il nome della collezione è Mermaising. Non so chi si ricorda, tempo fa su Instagram vi avevo proprio chiesto una fusione, una parola che venisse fuori con mermaid, che appunto vuol dire sirena. Lì per lì sicuramente nessuno avrà capito, ma per me era già fondamentale e me ne avete detti tantissimi, ma quello che suonava meglio era Mermaising, quindi mermaid e amazing. Tra l'altro non so se notate la mia maglietta super a tema. Vi faccio vedere, questo è il pack del prodotto. Ho pensato di creare un pack che potesse e dovesse essere unico, visivamente riportare subito alla tematica, e devo dire che ci siamo riusciti. Insieme al team di Cosmify abbiamo fatto un lavoro impeccabile. Quindi questo è il pack secondario, come potete vedere è a base bianca. Poi abbiamo le squame di due diverse gradazioni, quando in realtà poi sono tre perché va a sfumare sempre verso il bianco. Quindi abbiamo questo acquamarina turchese che è assolutamente il mio colore preferito, quindi ho voluto inserire anche questo piccolo dettaglio. Possono sembrare rilievo, ma in realtà è tutta carta stampata e sono fatte in argento lucido, quindi c'è questo gioco cromatico stupendo, ragazzi, stupendo. La scritta Mermaising Lip Gloss, che è appunto la descrizione del prodotto. Qui di lato abbiamo gli ingredienti. Se ancora non lo sapete, Cosmify produce tutti i prodotti naturali e anzi all'interno ho voluto mettere anche una percentuale di acido ialuronico, così da aiutare l'idratazione delle labbra, a rimpolparle. Sono gloss e quindi già da soli danno questo bel effetto volume. Nella parte dietro abbiamo il mio loghetto Cosmify e qui sotto, oltre alla descrizione degli ml, che sono 6 all'interno di ogni gloss, c'è anche il PAO, che è la data di scadenza, diciamo dall'apertura, in questo caso appunto è 6 mesi. E poi qui di profilo abbiamo codice barre e il nome del gloss. Ho voluto creare 7 gloss proprio perché sì, la Sirenetta originale sostanzialmente è una, ma per i fan più accaniti sapranno che Ariel ha in realtà 6 sorelle, quindi in tutto sono 7. Mi sono divertita tantissimo, l'idea mi è venuta come un fulmine a ciel sereno perché ero lì che dovevo scegliere i nomi, i colori da creare, da fare, quando avevo già scelto il prodotto e mi sono detta cosa faccio, cosa non faccio. Già sapevo che volevo intraprendere la strada Disney e tutte cose e ho detto quale miglior cosa di questa. Tra l'altro ogni sirena ha la sua coda colorata, ha il suo tratto distintivo, quindi ho cercato di non solo creare il prodotto in sé, ma anche farci ricordare la storia che c'è dietro.
dietro ad ogni singola personalità, ad ogni singolo nome, personaggio. Quindi io spero apprezziate anche questo mio sforzo ulteriore, insomma. Ogni gloss vi dico già che costa 11,40€. Trovate tra l'altro il link per comprarlo qua sotto nell'info box. Se lo comprate da questo link vi arriverà anche la mia cartolina personalizzata. Anzi, se lo acquisterete, taggatemi poi su Instagram, perché voglio ripostare tutte le vostre stories e vedere poi come vi trovate, quali colori sceglierete. E a proposito di questo, potete comprare i colori singolarmente o abbiamo fatto due bundle. Sono composti da 4 gloss ciascuno. Logicamente ce n'è uno che si ripete, che in questo caso è Ariel, che è un po' il gloss di punta. E invece di pagare 4 gloss, come se le prendeste singolarmente, 45,60€, il bundle in questo caso viene 41€. Quindi, oltre ad avere la spedizione totalmente gratuita, avete appunto i 4 gloss. E abbiamo deciso di fare il kit 1 con Alana, Arista, Acquata e Ariel, mentre il secondo trovate Adella, Andrina, Attina e appunto Ariel. Quindi io sostanzialmente credo di avervi detto tutto, poi troverete descrizioni dei singoli prodotti e tutte cose sul sito. Adesso voglio soltanto mostrarveli, appunto vi ho già dato uno sneak peek dei nomi singoli, e quindi iniziamo subito. Il primo colore è questo qui ed è Attina, è la sorella più grande e è caratterizzata proprio da questo colore arancio che soprattutto d'estate me lo sono già immaginato, super sheer, luminoso, e quindi appunto ho voluto dargli questa texture con all'interno tutti dei brillantini sempre sull'arancio, sul giallo, e sono davvero contentissima di come è venuto. Hanno una scrivenza super, e in più ne approfitto, visto che è il primo, per farvi vedere anche il pack primario. Qua dietro, oltre al mio loghino sempre dello stesso colore, abbiamo appunto ML, il PAO, mentre davanti c'è il nome della collezione. Qui sotto trovate i nomi dei singoli prodotti. E come vedete il tappo ha la particolarità di avere tutte delle scaglie, sono in realtà molto delicate perché sono di colore bianco, e il tappo è tutto olografico, io spero che si noti. Dal vivo è proprio bello da vedere, bello da tenere, bello confortante, non so spiegarvi la sensazione. Ci abbiamo lavorato un po' sul tappo perché ho pensato a diverse opzioni, ma alla fine abbiamo ripiegato su questo perché qual è il miglior modo di rappresentare una coda della sirenetta se non in questo modo. Quindi allora vi faccio vedere lo swatch qui in diretta per farvi vedere proprio quanto è pigmentato. Guardate, zac. E come vedete sono super 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 lucidi. Sulle labbra sono iper confortevoli. Vi ricordo che sono comunque sempre gloss, quindi non hanno la durata di un rossetto, di una tinta labbra o di un rossetto liquido. Ma durante la giornata li dovete comunque stare a riapplicare, soprattutto se siete tipi che, esempio, bevono tanto, fumate, parlate, eccetera eccetera. Lo scovolino, voglio farvi vedere anche questo un pochino più da vicino, quindi me lo pulisco un attimo. È uno scovolino piatto con delle setoline quasi pelusciose, come le chiamo io. Sono molto morbide, il manichino è trasparente ed è davvero super semplice l'applicazione. Quindi dopo che mi sono paciuccata bene bene la mano, adesso vi faccio vedere l'applicazione sulle labbra, proprio la facciamo insieme. Guardate la scrivenza che hanno, anche i colori che come questo all'interno hanno dei brillantini, sono molto leggeri, quindi anche facendo questo movimento, quindi sfregando le labbra, non li andate a sentire troppo aggressivi, effetto scrub. Come vedete questo è il primo colore, questo è uno di quelli su cui ho fatto in realtà meno prove perché già da quando era arrivato mi era piaciuto subito, per una serata in spiaggia, non lo so, me lo immagino in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, poi voi mi farete sapere dove lo indosserete. Passiamo ora al secondo colore, che è Alana. Vi starò facendo passare le immagini ogni volta che vi dico il nome così da ricordarvi di chi sto parlando, e lei è caratterizzata dal colore viola, dalla vivacità. Quindi ho pensato di sì riprendere il colore viola, che come vedete è una bellissima punta, mi fa letteralmente impazzire. Anche lui all'interno contiene tanti micro glitterini, ce ne sono di argentati, viola, rosa molto chiaro, però questo rispetto al colore di prima, come potete notare, ha una texture molto più trasparente, quindi sì, si andrà a notare che comunque c'è il pigmento viola, non rimane troppo. Quindi vi faccio vedere indossato anche
questo qui. Mi stavo scordando, vedete, già di una cosa. La profumazione. Noterete che comunque è una fragranza molto dolce, perché a me piacciono tantissimo. Non è affatto persistente o troppo forte, assolutamente. E una cosa che questi gloss hanno di positivo, e che a volte mi succede con altri, è che quando per sbaglio magari me ne entra un pochino in bocca, sono amari. Ecco, questi non hanno questo problema, quindi andate sicurissimi proprio. E come vedete, questo è il colore Alana. Ora passiamo al terzo, che è Adella, che è quello che ha fatto impazzire più di tutti le persone a cui l'ho fatto vedere, a cui l'ho fatto provare in corso di questi mesi, e che sono sicura sarà il primo ad andare sold out. Questo è il colore, è un colore molto neutro, molto glitteroso, molto luminoso. Lo so che lo dico per ogni colore, ma questo toglie il fiato. Adella in realtà ha la coda dorata, il reggisenino verde, e io ho voluto riprendere queste sue caratteristiche proprio nei glitter contenuti all'interno, perché come vedete avrà base trasparente, ma con tanti di quei glitter e pearlescenze dorate che non vedrete altro tutta la sera. Era tutto il giorno. Ve lo faccio vedere swatchato anche questo, perché è proprio magnifico. Poi sono super scorrevoli davvero. E come vedete, questo colore è super specchiato e riflettente. Ve lo faccio vedere sempre applicato. Basta una passata, siete già favolose. Logicamente potrete utilizzare questi gloss sia messi così da soli, sia questi qua un pochino più trasparenti, sia quelli magari un pochino più pieni, ma sia sui vostri rossetti preferiti, su una matita, su una tinta labbra, danno proprio quel tocco in più. E questo qui è appunto Adella. Ecco qui il colore acquata, che è una punta di blu indaco molto particolare, molto bella. Ho visto pochi gloss nella mia vita di questo colore e sono stata indecisa quasi fino all'ultimo se farlo in questo modo o magari come Adella farlo a base trasparente con dei glitter che gli dessero quel tocco in più, quella personalità. Però poi mi sono detta no, perché comunque voglio fare un gloss più particolare, per chi si sente più audace, per chi vuole usare un pochino di più e soprattutto dargli una funzione molto importante. All'inizio questo gloss doveva essere a colore pieno, poi ho preferito che fosse a base top coat, proprio per dargli un'ulteriore funzione che vi stavo dicendo prima, che è quella di andare a freddare colori più caldi, quindi per cambiare tonalità a rossetti che magari sì ci piacciono, ma appunto vogliamo utilizzare una maniera un pochino più estrosa, per sbiancare i denti, insomma ha tantissime proprietà e le scoprirete tutte quante se vorrete poi provarlo. Ve lo faccio vedere swatchato anche questo. Come vedete ha una base molto trasparente, più poi l'ho andata a stendere e più lo va a diventare, sempre extra lucido. E ve lo faccio vedere una volta applicato. Essendo un colore così particolare, io vi do un consiglio, poi siete liberi di fare come volete. Non mettetene troppo, perché questo è bello proprio effetto così. Vedo, non vedo, trasparenza, colore. E a me piace davvero tantissimo, soprattutto con questo tipo di trucchi molto colorati. È bellissimo, a me piace davvero tanto. Ora siamo passati ad Arista. Anche questo è a base matte, tra virgolette, perché poi sappiamo insomma che essendo un gloss è lucido, però per intenderci non ha pearlescenza all'interno. E questo qui in particolar modo è uno di quelli che mi rende più orgogliosa, senza togliere nulla agli altri, perché ha proprio un colore super super pieno, e per essere un gloss vi posso assicurare che non è una cosa da poco. Cioè guardate che meraviglia. Questo vi dà proprio un look tutto suo, anche da solo potete stare struccate, starà bene a tutti, perché ha una punta di rosso quasi tendente al freddo e mi fa letteralmente impazzire. E passiamo subito all'applicazione. Tra l'altro io mi trovo stra bene con lo scovolino, poi voi mi farete sapere quando li proverete. Guardate qua, questo è uno di quelli che non ha bisogno di descrizione, cioè lo vedete da soli, è proprio elegante. Eccolo qua, come vedete una volta applicato è importante, soprattutto per chi come me ad esempio ha le labbra molto carnose, ma è bellissimo, molto confortevole. L'unica cosa, con un tipo di colorazione così scura dovete stare un pochino più attenti, quindi magari lo riapplicherete più volte, oppure dovete stare attenti se magari esce un po' fuori dai bordi, ma per il resto una volta applicato
è favoloso. Siamo quasi giunti alla fine, questa è la sesta sorella ed è Andrina. Questa è un'altra di cui sono molto proud perché è una punta molto particolare che raramente ho visto in giro e che mi trovo a utilizzare molto 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 spesso, anche solo tutti i giorni, per dare un tocco più fresco, più colorato, e trovo che sia bene a tantissime tonalità di pelle, davvero tante tante tante, l'ho fatto provare a chiunque. Questo qui è una finish che non abbiamo ancora visto, che è il finish comunque metallizzato, anche qui troviamo un colore molto pieno, luminoso, è una punta di viola barra rosa che ho faticato a trovare all'inizio, o veniva troppo viola o veniva troppo rosa. Guardate, è un colore che vi riempie proprio la vita. Eccolo qui, tra l'altro vi svelo un segreto, questo è uno di quelli che ogni volta che ve li faccio vedere su Instagram mi scrivevate che cos'hai sulle labbra e che cos'hai sulle labbra, quindi finalmente ecco, ho svelato l'arcano, non ho potuto dire nulla, è stato straziante, ma come vedete è bellissimo. Questo tocco metallico forse rispetto agli altri lo fa risultare anche ancora più luminoso. Ed ora passiamo all'ultimo, che forse per la questione affettiva sarà il nome, sarà che ci ho lavorato tantissimo, è il gloss di punta. Non che gli altri non siano all'altezza assolutamente, ma ripeto, è proprio per le cose che vi ho elencato prima. E sto parlando di Ariel, questo qui è un finish tutto suo. Magari qualcuno si aspettava Ariel, lei è caratterizzata dal viola, dal verde, dal rosso, quindi scegliere uno solo di quelli sarebbe stato riduttivo. Quindi ho pensato, perché non fare un qualcosa di cangiante, un qualcosa di olografico, un qualcosa di stupendo, magnifico. Davvero ragazzi, questo non vi deluderà, cioè non lo dico perché l'ho fatto io e perché è un colore che fondamentalmente è molto particolare, anche perché non è come lo vedete in boccettina, che comunque può sembrare un marroncino violetto con dei brillantini, cioè no, è molto di più. Adesso che ve lo faccio vedere sbocciato comincerete a capire, perché sì, ha una base chiamiamola nude, però come vedete, grazie a tutte queste perlescenze, brillantini che abbiamo messo all'interno, ha proprio un finish tutto suo, una colorazione molto particolare, soprattutto che si va ad adattare al colore delle vostre labbra. Quindi magari io adesso lo swatcho sulle mie e risulterà di un colore, poi voi lo andrete a provare e ne sarà un altro, ma sarà sempre bellissimo. C'è la coprenza, c'è il pigmento protagonista, sono proprio tutti i riflessi che sprigiona. Eccolo qui, come vedete questo è bellissimo sia da solo, se magari un giorno non volete stare con la costrizione del rossetto, di qualcosa che vi va a seccare, questo fa da padrone, ma in maniera un pochino più naturale rispetto magari a qualcosa di più scuro tipo questi, se non vi va di avere un colore un pochino troppo forte. Ho fatto fare non sapete neanche quante prove, cioè probabilmente se andate a scavare qua dentro ci sono più campioni di Ariel che degli altri, proprio perché volevo ricercare la perfezione, e per me questo gloss rispecchia un po' tutto quello che è la sirenetta in generale come figura. Troverete voi probabilmente le parole per descrivervelo. Quindi questi sono tutti i miei babies, finalmente posso mostrarveli davvero. Sono così orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto, sia io in primis, perché non mi sarei mai aspettata che dietro un prodotto c'è davvero così tanto lavoro. Voi non avete idea, ma ne è valsa la pena. Assolutamente, cioè li guardo e dico, che siete valsi la pena. C'è stato tanto lavoro anche dietro ai trailer, agli sneak peek che avete visto su Instagram o alle clip che avete visto anche solo in questo video, e per tantissime cose, dal supporto all'aiuto editing alle foto, ringrazio anche qui in video la mia best Queen Bee Makeup, che molti di voi conosceranno perché anche lei aveva un canale su YouTube. Ringrazio tutto il team, ripeto, Cosmify, che mi ha supportata e che mi ha sopportata davvero, perché io sono molto 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 pignola e spero riscontrerete questa caratteristica nei prodottini, perché sono stata lì a vedere cosa non andava, come si poteva risolvere, quindi insomma ringrazio anche loro. Adesso io lancio la palla a voi, nel senso, io li ho fatti, io ve li ho presentati, adesso sta a voi andarli a comprare e a farmi sapere soprattutto come vi trovate,
ripeto, vi aspetto su Instagram, che magari lì riesco a rispondere un pochino meglio. Fatemi sapere che colori prenderete, se vi sono piaciuti, come vi siete trovati, anche cosa c'è di negativo, perché io sono straperta a tutto. Logicamente per me, che li ho testati tante ore, tante occasioni, sono quel che più si poteva avvicinare alla perfezione, però sta anche a voi giudicare, sempre in maniera costruttiva, mi raccomando. E soprattutto, se vi piace il prodotto, potremo essere aperti ad ampliare anche un pochino la gamma. Ho già tantissime idee, stiamo già lavorando a tantissimi altri prodotti, quindi io parto con questi, spero vi piacciono questi. Io vi ripeto, trovate tutti i link qua sotto, anche se mi sono scordata qualcosa, ma non dovrei. Potete comprarli singolarmente o con i bundle, così avete anche la spedizione gratuita. Altrimenti vi faccio un esempio: gloss 11,40 più la spedizione 4,90, in tutto vi viene 16,30 il singolo prodotto. Quindi è per questo che magari vi dico, fate in coppia con un'amica o sentitene più di una, così vi smezzate il prezzo, potete prendere direttamente un bundle. Detto ciò, devo dire che un po' l'ansia mi è scesa. Aspetto di leggere tutti i vostri commentini e spero la maggior parte di voi sarà felice per questo obiettivo, che in realtà è solo l'inizio di tante cose belle. Io lo sono davvero tanto 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 tanto, perché comunque il primo grazie è a voi, che mi supportate da tanto di quel tempo, che ormai davvero siamo diventati tanti tanti tanti, e quindi vi mando un bacio a tutti uno per uno e aspetto di leggere tutto. Ciao!